tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Soffred. E io Roberts. Oggi faremo il pronostico dei quarti di finale e Champions League. Tutti i quarti di finale, tutti e gli otto. Tutti e gli otto. Tutti e quattro e gli otto. Sì, ottavo. Ok, i quarti di finale. E diciamo che il quarto di finale meno interessante sicuramente sarà Atletico Leicester. No, ma ci sono due partite che sono big match, altre due che non sono big match. Ok, allora, Atletico Leicester, come la vediamo? Allora, l'Atletico sappiamo tutti che è una squadra difensiva al massimo 100%. Fa sempre lo stesso calcio. È praticamente la Juve però di Spagna. Juve in Italia, per loro è l'Atletico in Spagna. Fanno lo stesso calcio quasi uguale. Praticamente. Il Leicester ce l'ha un po' uguale. Il Leicester ce l'ha un po' uguale, solo il Leicester ha la forza dopo il cambio dell'allenatore, anche se ci è un po' dispiaciuto, sta ritornando a fare bene anche in campionato. Ma in campionato quando c'è il nuovo allenatore, vinto Shakespeare mi sembra che si chiama, ha fatto tre vittorie e fine in più ha vinto la partita in Champions. Però ricordiamo tutti Mr. Cappellino Schmeichel. Il Leicester ce la può fare, non diciamo è fra quelle che poteva beccare, certo, forse la migliore Atletico, perché il Borussia, anche se diciamo è secondo noi un po' più scassetto dell'Atletico, ma proprio di poco. Però il Borussia attacca forte, è una squadra attacca, quindi sarebbe un po' come Monaco Manchester City, che si fanno mille gol. Il problema è il Borussia, oltre a attaccare, un po' sa difendere. Il Leicester subisce molto. L'Atletico non quindi sarebbe meglio. L'Atletico parte, cioè di solito riparte in contropiede. E quindi il Leicester dovrebbe stare attento. Comunque gli è andata, diciamo, più o meno bene. Poi, ovviamente, se non si fermano i quarti, molto probabilmente si vede. Si fermeranno in semifinale. Per me la favorita in questa partita è l'Atletico, però ce la può fare il Leicester. Poi l'altra partita che non è un big match, lo ricordiamo tutti, è Borussia Bayern. Sì, Bayern Monaco. E quello sì che era un big match. È Borussia Monaco. Non Bayern Monaco. Monaco quando in Francia. Il Monaco sta stupendo molto. È primo in Francia, stranamente. Il Paris Saint Germain. Quest'anno zero. Diciamo che il Monaco abbiamo visto che prende tanti gol, ma ne non fa tanti. E questo è il problema del Monaco, che prende gol. Diciamo che il Borussia è una squadra, come abbiamo detto prima, e ne fa tanti. Ma non è come il Manchester City, che ha un gioco alla Guardiola, quindi più tiki-taka. Il Borussia proprio t'attacca, t'ammazza i tre. Se voi avete visto l'andata di Benfica Borussia, dite chi l'ha vista, attaccava solo il Borussia. Cioè se il portiere non si metteva a fare i miracoli, finiva 4-1 per il Borussia in casa del Benfica. Però alla fine ha vinto il Benfica. Poi da ritorno, vabbè, li hanno massacrati. Questo tanto per far capire che anche se il Benfica in difesa è buonina, è arrivato un messaggino, anche se è buona in difesa, per esempio c'è Luisao che quello è un gigante, piglia tutto, si è visto che però hanno preso 4 gol. Poi andiamo ai due big match, iniziamo prima da Bayern Monaco Real Madrid, forse il più big match fra i due perché... il Bayern vuole spaccare il Real. Da queste quattro partite non c'è per esempio una sicura che passa. Vabbè, gli ottavi c'erano alcune partite dove già uno diceva è passato, per esempio in Benfica Borussia, già Dortmund, uno già poteva dire è passata il Borussia. Invece in queste quattro partite difficilmente uno può dire già è passato il Real, perché sono big match. Possiamo dire però che allora in generale dovrebbe passare in Bayern, perché con Angelotti, anche se all'inizio andava un po' male, ora si sta ritrovando e sta spaccando le squadre. Abbiamo visto l'Arsenal, poverino, non so, ma è riuscito alla fine. Avete visto cosa è successo? Il Real è una squadra però molto forte, c'ha giocatori sicuramente non inferiori a quelli del Bayern. E
Chang, uno dei giocatori più forti del mondo. Ronaldo, c'è Bale, c'è Schoss, c'è Modric, c'è Marcelo, a Neuer, che... Il problema è il Bayern è una squadra completa. Il Real può fargli qualcosa perché sembra una delle squadre più forti d'Europa. Il problema è che il Bayern è più completo e quindi è più completo in difesa. Abbiamo visto per esempio se era il Bayern contro il Napoli, anche se non è passato, ma il Napoli, il Real ha subito molto e il Napoli merita anche di passare. Se sarebbe stato il Bayern, difficilmente il Bayern faceva fare tutto quel gioco al Napoli. Ecco che vi voglio dire. Perché la difesa è migliore il Bayern. E la difesa è una delle cose più importanti. Infatti, anche se l'Atletico nel 2013-2014, cioè la scorsa stagione, è arrivata in finale. E anche ci è arrivata così. Ha una squadra un po' più scarsetta in confronto alle big, però in difesa Juve, Barça, Bayern e Real, però c'ha una difesa, se no la difesa più forte d'Europa insieme a quella della Juve. Passiamo all'altro big per match. Per me questo match è difficile dire chi passerà, per me passerà il Bayern, ma di poco. Ricordiamo che il Bayern si deve vendicare il 4-0 di due anni fa fatto al Real all'Allianz Arena, nell'anno di ora parliamo della Juve. Tutti quando siamo tornati a casa, chi non già premium o chi si seguiva i sorteggi in diretta nel telefono, nel computer, quello che è, sicuramente appena è tornato da scuola oppure già se era seguito, comunque, appena qualcuno è tornato a scuola ha guardato anche il video, oh, speriamo di pigliare il Monaco, il Mister, anche l'Atletico va bene, anche il Borussia. Ma non no. Real, Bayern, Barcellona, quelli no. Alla fine la preparazione il Barcellona. Cioè, a me mi andava bene il Bayern, perché secondo me, sai, io beccare il Bayern. Si voleva vendicare. Non si voleva vendicare, secondo me gli poteva dare anche una bacosta. E invece il Barcellona. Sappiamo da dove viene il Barcellona. Ancora il giocatore del Paris. Però possiamo dire la cosa certa, che la Juve se gol non li subisce 90 minuti. Questo è sicuro. Però non ne fa 4. Ecco, dire, la Juve te li fa 4 gol allo stadium. Allora, secondo me, la Juve può vincere in casa. Secondo me sarebbe buono un 3-1. Per il Barcellona, al Camp Nou, minimo te li fa 3 gol. Perché tutti i tifosi sono tantissimi. Avete visto poi il Bayern, neanche 2 anni fa, anche se più o meno erano alla pari. Il Barcellona ha distrutto in casa, 3-0, e anche fuori casa gli ha fatto 2 gol. E non è facile fare 2 gol all'Allianz Arena. Anche se il Real ne ha fatti 4. Certo. Ma il Real è una squadra pazzerella, cioè fuori casa ti fa 4-0, in casa ti fa 1-0. Il video è finito qui, spero vi è piaciuto. Per me questa, la Juve in questa partita ce la può fare, può passare in semifinale, però è quasi è difficilissimo. No, è quasi impossibile, tra virgolette. Quasi, però alcune possibilità ci sono. Noi dobbiamo andare perché nella vita non possiamo solo fare video. Ci vediamo ragazzi. Ciao.